un grande primo tempo, e il risultato è stato solo 1-0, ma a me il primo tempo ha cominciato veramente, veramente bene. Il secondo tempo invece a numeri va a vedere 4 gol, ma però abbiamo concesso troppo nel secondo tempo, non abbiamo difeso bene, non abbiamo difeso neanche bene il portiere di Moretto. Dobbiamo trovare ancora dei giusti meccanismi nella fase di non possesso quando c'è il portiere, però i ragazzi ancora oggi hanno corso come assatanati, per venire a vincere qua bisogna venire qui, correre, intensità massimale e organizzazione. Non mi sono piaciuti gli ultimi 5-6 minuti, ma proprio perché per me un po' di testa dopo il 4-0 avevano un po' allentato, però sono stati veramente bravi e complimenti all'Ostia perché c'ha un ritmo e un'organizzazione tattica che non ha da invidiare a nessuno. Abbiamo iniziato adesso 7 settimane fa, perciò dobbiamo stare con i piedi per terra, partita dopo partita, si gioca ogni 3 giorni, venerdì siamo pronti in casa con l'84, perciò non lo so, vediamo. Senz'altro, una vittoria importante, una vittoria di gruppo, di grinta, che è una dimostrazione importante sia per il campionato, sia che siamo nella strada giusta, che ci ha fatto vedere anche su cosa dobbiamo lavorare, su cosa dobbiamo migliorare ancora, per continuare il nostro percorso di crescita sui nostri obiettivi. Queste due vittorie sicuramente portano entusiasmo, portano la consapevolezza, come ho detto prima, di essere sulla strada giusta. Però dobbiamo avere i piedi per terra e essere consapevoli che è solo l'inizio di un campionato molto difficile dove se abbassi la guardia non fai punti.